Bene ragazzi, qui Did, oggi finalmente con una barba incredibile finiamo Rule of Rose con l'altro finale. Quindi allora, dobbiamo aspettare che faccia la sua cosa quella là, I'm sorry Joshua. Forse la sta facendo. Oddio no, no, mi ha trollato tantissimo. La fa o no? Ok, e invece che usargli la pistola contro, dobbiamo... Cioè, scusate, invece che equipaggiare e sparare, dobbiamo usarla e dargliela. Ecco qua. Il finale vero, ragazzi. I'm sorry, Joshua. Yes. Ok ragazzi, allora, in quest'altro finale, come avete chiaramente visto, non abbiamo equipaggiato l'arma, gli abbiamo sparato noi, ma gli abbiamo permesso di uccidersi da solo. Come potete vedere, il gioco, vedete, vi fa salvare, quindi il gioco continua, ok ragazzi? Quindi spero siate carichi, spero siate gasati, il gioco va avanti, vediamo il nuovo finale. Gennaio, vedete, siamo a gennaio, gennaio 1930, once upon a time. C'era una volta. Se vi ricordate, questa boss fight, in generale il capitolo finale, era ambientato nel dicembre 1930. Questo è gennaio. Sono troppo gasato di fare questo capitolo insieme a voi. Vedete? Come chiaramente potete vedere, siamo una Jennifer bambina. Vedete? Siamo una Jennifer bambina. Vediamo cosa c'è qua. Questa lettera mi sembra familiare. Sì, è una delle lettere segrete che ci scambiavamo io e Wendy. 25 marzo, da W a J. Questo conferma quindi come non era Joshua, era Jennifer. Mia cara Jennifer, non temere. Io sarò sempre dalla tua parte. Non ti tradirò mai. Abbiamo fatto un patto, ricordi? Mia cara Jennifer, sono così sollevata che tu stia di nuovo bene. È forse colpa mia? Perché non sono venuta a cercarti? Perché non sono venuta a cercarti ieri mattina? Non cercare di prendermi in giro, io sono capace di capire i tuoi giochetti. In ogni caso, grazie in anticipo. Jennifer, grazie per avermi presentato a Brown. Ma un cane così lurido non è un buon compagno per noi due. Vedi di darlo a Nicholas o a qualcun altro e accontentiamoci della nostra amicizia. Mia testarda Jennifer, Brown è così importante per te? È solo un cane, un lurido animale. Siamo già a settembre, state attenti alle date. Per favore, smetta di condividere il tuo splendido sorriso con quella cosa. Per favore, sorridi solo per me. Ottobre, Jennifer la senza cuore, perché non sei venuta? Ti ho aspettato e aspettato, perché non posso vederti tutte le mattine? Penso solo a te, stai cercando di evitarmi? Wendy, eri sempre così sola. Povera, solitaria Wendy. Mi domando se le mie lettere l'abbiano mai raggiunta. Tanto la colonna sonora fatta così al pianoforte è veramente bellissima. Qua c'è un'altra cosa. Tanto era stato bellissimo anche la trasposizione del nome da Jennifer a Wendy. Invece che la povera sfortunata Jennifer, ora è la povera sfortunata Wendy. Bellissima questa cosa. C'era una volta. C'era una volta. Aspetta. Ok, c'è una ragazzina, c'è una bambina con una sedia e di là un'altra sedia vuota. Una bambina sale sulla sedia e di là, credo anche, un'altra bambina. Poi mettono le sedie vicine e si tengono per mano. A un certo punto una delle bambine lega l'altra e poi si autolega anche lei alla propria sedia. E a un certo punto arriva... Ah ok, una delle due credo fischi, faccia rumore, vedete ci sono delle note, quindi credo fischi, e arriva il cane. E lei si butta per terra con la sedia e forse grazie al cane riesce a sciogliersi dalle corde. L'altra ragazzina rimane
legata alla sedia. E poi abbiamo il cane schiacciato da qualcosa, a quanto pare. Ok. Allora, ci sono un sacco di cose da dire. Allora, innanzitutto, come potete vedere, siamo nell'orfanotrofio, questa volta per davvero, quando Jennifer era piccola. Ho come la sensazione che qui ci fosse qualcosa di molto prezioso per me. C'era il cavaliere del secchio, qualcuno o qualcosa che si occupasse di me, che mi aiutasse. E c'era il salvataggio, il cavaliere del secchio. E allora qua c'è. È l'odiato bidone dell'immondizia. Nessuno ha mai sospettato che dentro ci fosse nascosto qualcosa di prezioso, o che fosse l'unico posto in cui potevo tenere le mie cose al sicuro. Cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Siamo a gennaio. Ah, ok, ci sono le cose vecchie comunque. Ok. Ha mantenuto le cose dei mesi dopo, diciamo. Quindi, come potete vedere, chiaramente siamo. Questa volta è gennaio 1930, lo stesso anno in cui sono ambientati gli altri capitoli. Tuttavia, ce lo stanno facendo vivere per davvero, come era stato molti anni prima, quindi con una Jennifer piccola. Che altro? La storia che abbiamo letto qua dalle lettere chiaramente ci ha fatto vedere come Wendy e Jennifer fossero diventate molto amiche, ma Wendy fosse diventata a un certo punto ossessiva e super possessiva nei confronti di Jennifer. Questo portò a odiare Brown e, come vi avevo già spiegato, quindi poi prima o poi è arrivata a aizzare tutti contro Brown, perché la sua Jennifer regalava il suo sorriso a un'altra che non fosse lei, ovvero a Brown. E questa qua del C'era una volta era chiaramente la storia di Wendy e Jennifer. Prima si conoscono, si legano alle sedie, quindi si uniscono in un rapporto chiuso, opprimente di solo loro due, cioè due, ovvero persone legate a una sedia, un rapporto malato, chiuso, ossessivo. A un certo punto una conosce un cane, si riesce a liberare da questo rapporto e l'altra rimane lì, legata. Il cavaliere del secchio. È vero, è lui. Un fantoccio che Nicholas e Xavier usavano per fare pratica con la spada. Loro se ne saranno dimenticati, ma io me lo sono sempre ricordato. Perché desideravo ardentemente un cavaliere leale che corresse in mio soccorso. Ok, credo che qua non troveremo. Forse ci dà la spiegazione a quella cosa strana che c'è sul muro, quella specie di occhio. Quello che io ho sempre chiamato occhio, ma non ho mai capito. Ecco. Oh, finalmente. Ti teniamo sempre d'occhio. Ecco il significato di questa immagine. È solo una foto, ma fa comunque paura. Ti teniamo sempre d'occhio. Ok, sicuramente è un messaggio minatorio, diciamo, di minacce che avevano lasciato gli altri bambini a Jennifer una volta che Wendy li ha aizzati contro. Tutti mettevano qui dentro la loro biancheria sporca ed era compito mio lavarla. Che ironia, proprio quella che loro chiamavano lurida lavava i loro panni luridi. Adesso mi sembra tutto così stupido. Ok, sembra più che altro, più che vivere il capitolo cronologicamente nello stesso gennaio 1930, sembra quasi che Jennifer stia ricordando perfettamente tutto. Qui c'era una foto di tutti noi dell'orfanotrofio. Era un'immagine piena di speranza. L'avevamo scattata proprio il giorno in cui arrivai io. Avevo paura che qualcuno mi rubasse quel prezioso ricordo. Così la presi io e la tieni al sicuro. Ecco perché ce l'ha lei la foto. Vedete, si sta spiegando tutto. Questo capitolo è denso di spiegazioni, è per questo che è così lungo, perché quasi qualunque cosa è interagibile e con quasi qualunque cosa possiamo quindi vedere Jennifer parlare. Questa risata mi ha inquietato, vedere Jennifer parlare e fare queste cose qui. Quindi questo capitolo sarà bello lungo, non sarà solo un video ovviamente, perché ci saranno tante cose da vedere. Clara era una persona tranquilla. Mi sembrava quasi un'altra degli studenti del mi sembrava quasi un'altra degli studenti dell'orfanotrofio. L'unica differenza era che parlava con il signor Hoffman o con Marta, e poi faceva paura. Mi domando se quando sarò più vecchia somiglierò a Clara. Allora sarò felice? Che strana questa considerazione, molto strana. Ok, questo. No, niente, niente, niente. Mi era sembrato di vedere una cosa. Ok,
Ok, posso aprire gli sportelli, ma non posso interagire con nulla qua. Come vedete, cercherò di interagire con più cose possibili perché questo capitolo, se vogliamo ogni risposta, è molto importante. Quindi dobbiamo cercare di farlo nella maniera più completa possibile. Quindi, se non siete interessati a proprio trama, passate tranquillamente all'altro video del giorno. Questo video sarà pura trama. Questa lettera mi sembra familiare. Sì, è una delle lettere, ok, di te, Wendy, bene. Novembre. Cara Wendy, mia visitatrice dalla finestra, grazie mille per la tua lettera. Quell'uomo mi chiama Joshua, ma io in realtà mi chiamo Jennifer. What? Ok, allora sono confuso io però. Non era Wendy essere Joshua? Non ho capito un cazzo io allora, che bello. Sono rimasto in questa stanza da quando mi ha salvata. Ah, cazzo, è vero, era Jennifer là. Poi c'è stata Wendy che è andata a salvarla dalla finestra. È vero, sono stupido. Scusate, se dico cazzate nei video è perché mi drogo di questa, che è acqua, però acqua droga. Sono rimasto in questa stanza quando mi ha salvata. Da quando mi ha salvata. È una brava persona, ma non mi lascerà andare via. Grazie, Wendy. Vorrei volare via da questa stanza e correre con te nei campi, ma quell'uomo è così triste e solo. Non posso lasciarlo solo. Grazie, Wendy, mia gentile principessa. C'è qualcosa che posso fare per te? Io, Jennifer, siamo già a gennaio e quindi lei è fuggita, credo. È già nell'orfanotrofio. No, non è possibile, se no non si sarebbero scambiate lettere. Io, Jennifer, presto giuramento alla gentile principessa Wendy. Ti giuro, amore eterno, sarò sempre tua. Wendy, ora sono qui, ma ho un po' paura. Per me è tutto nuovo. Sono preoccupata, non so se riuscirò ad andare d'accordo con tutti. Allora sì, è già nell'orfanotrofio. Cara Wendy, ho grandi notizie! Ho trovato qualcosa di meraviglioso! Ora aspetto con ansia ogni mattina, spero che lo farai anche tu. Sicuramente si sta riferendo a Brown. Wendy, come stai? Da quando ti ho mostrato la sorpresa non mi hai più detto niente. Ti piace? Fatti, ti piace Brown, il mio piccolo e tenero cucciolo? Prendiamoci cura di lui insieme. Mia cara Wendy, questo piccolino è davvero adorabile. Ogni volta che chiamo il suo nome, lui arriva da me trotterellando. So che piacerà un sacco anche a te. Wendy, come stai? Tutto bene? Noi saremo sempre amiche e anche Brown può essere il nostro amico. So che non capisci, ma non posso abbandonarlo. Ti sbagli, Wendy. Non è così che dovrebbe andare. Non mi sarei mai aspettato una simile reazione da parte tua. Tutto quello che volevo era che vivessimo tutti insieme felicemente. Mio caro principe, sì, tu sei il mio principe. In fondo un principe e una principessa devono stare insieme. Jennifer, tu sei la mia eterna compagna. Ora, Wendy. Promettimi soltanto di stare sempre al mio fianco e di conservare per me tutti i tuoi sorrisi. Ti chiedo solo questo: non abbiamo bisogno di quel lurido cane. Non possiamo permettere a nessuno di mettersi tra noi due. Hai ancora quel lurido cane? Non ti perdonerò mai. Hai dimenticato il nostro patto, la legge della rosa? Addio, Jennifer, ti pentirai di aver preferito quel cane a me. Wow. Wendy era abbastanza sclerotica, eh? Non era proprio, ecco, la persona più simpatica del mondo. Era molto, vedo, lasciar correre. C'è una gabbia? Ah, è vero, il coniglio di Clara. Era l'animale. Ah no, di Wendy, scusate, è vero. Era l'animaletto a cui Wendy decise improvvisamente di badare. Perché lei poteva badare a un coniglio e io non potevo badare a un cane? Iniziò più o meno quando io cominciai a occuparmi di Brown. Sti cazzi allora. Mi domando se Wendy volesse davvero bene a Peter. Era triste quando dovette rinunciare a lui? Ok. Chissà perché io continuo a confondermi Clara e Wendy. Scusate, non è che c'è qualche teoria malsana dietro. Sono io che sono scemo come la merda. Perché la merda è scema. Quindi, scusate, ma noi siamo arrivati da là. Siamo entrati in quella porta, siamo usciti dall'altra. Ok, quindi dobbiamo andare. Questo è il balcone, mi sembra. Se mi ricordo la mappa. Esatto, è il balcone. Bene. Qua un tempo c'era Eleanor col suo uccellino, faceva l'elicottero col pene, scusate. L'uccellino rosso nella gabbia, la bambola che Eleanor custodiva gelosamente. What the fuck, era una bambola? Oh mio Dio, era una bambola! Non ci avevo pensato! Quindi Jennifer, ripercorrendo tutta la sua vita nell'orfanotrofio, ha dato vita, oltre che alle bamboline degli imp, anche all'uccellino di Eleanor. Alla bambola di Oddio, questo non. Oddio! Eleanor le sussurrava sempre: se solo potessimo volare come uccelli e andarcene via.
ma per quanto lo desiderasse, Eleanor non riuscì mai a volare via dall'orfanotrofio. Povera Eleanor. Era così oppressa dal suo stesso cuore gelido. Che angoscia però. Questa parte è veramente bellissima. Questa parte di Eleanor è stata bellissima. Però che angoscia. Oddio, non me l'aspettavo per niente che fosse una bambola. Comunque bellissima. No, sono due porte, aspetta. Io sono entrato da qua e uscito da qua. Quindi c'è questa porta. Ah, è questa, quell'altra da quella da cui sono arrivato. Questa cos'è? Un altro col corridoio, immagino. Ah, le scale sul retro, ok, va bene. Ok, sicuramente qua qualche stanza mi sa che me la sciolgo perché non mi accorgerò sicuramente di qualche stanza che mi dimentico, ma minchia, sono davvero troppe. Questo quadro puoi fare un'analisi, minchia, che mi inquieta un sacco. Quando c'è niente, quando c'è niente. Però sta musica è un po' bassa. Uffa. Non c'è niente, non c'è un cazzo. Dai, parlami però che sono. Oh, sono curioso. Bella! Inquietante. Nessuno giocava mai davvero con i giocattoli perché erano tutti vecchi. Solo Thomas era il padrone di questa stanza. Quando mi vide esclamò: una nuova ragazza, una. Oddio, ragazzi! È quello che esclama nel dirigibile. Ve lo ricordate, Thomas che fa: "E new girl! E new girl!" Tutto esaltato. L'ho fatto nel diri. Oh mio Dio. Sembrava che irritarmi lo divertisse. È bellissima questa cosa, ragazzi. È bellissima. Notate come siano riusciti a unire la psiche di Jennifer e il suo trauma della morte dei genitori sul dirigibile a quello che era accaduto a Jennifer nel vero orfanotrofio. È incredibile. È bellissimo. Wow, questa cosa non me la ricordavo per niente, bellissima. No, scusate ragazzi se lo ripeto all'infinito, ma cazzo, cioè, non è da poco, questa cosa qua non è per niente da poco. Jennifer era turbati la capra di Diana. Delle caprette di pezza, quella bianca si chiamava Mary, quella nera Sally. Quando Meg trovò la sua lettera per Diana tutta strappata, ci rimase molto male e corse a piangere tra le braccia di Diana, anche se era stata proprio lei a strappargliela. E quando il quaderno di Meg fu trovato tutto sparso in giro, Diana la prese in giro dicendo: "Devono esserselo mangiato Mary e Sally." Povera Meg, così legata al giogo di una folle devozione. Che bella sta frase, porca puttana, che bella sta frase. Il futuro che tutti sognavano non arrivò mai e fu presto dimenticato. Dagli azzurri cieli della speranza precipitò nelle profondità dell'oblio. Porca puttana, che frasi, ragazzi! La nuova vita che nacque dalle sue ceneri era priva di speranza. Contorceva lentamente a terra il suo grosso corpo e fissava il cielo con uno sguardo pieno di rimorsi. Era quello il suo unico scopo. Wow! Wow! Qua si sta sfiorando dei livelli di lessico assurdi, ragazzi. Minchia, sto capitolo ha un vocabolario assurdo. Ma cazzo! Siamo passati da tutti che mi dicono: "Ehi, lurida puttana!" a blin, le frasi di poeti. Bellissimo. Quindi, riuscite a rendervi conto? O sono solo io che mi sto gasando per come siano riusciti a unire il trauma di Jennifer per la morte dei genitori indirigibile all'avere, quindi nei ricordi, ricordato tutto quello che le era accaduto nell'orfanotrofio, ma a bordo di un dirigibile. È incredibile! È incredibile! Ad Amanda piaceva un sacco usare la macchina da cucire. Quando si concentrava su qualcosa non pensava a nient'altro. Questo succedeva in particolare con il cucito, ce l'aveva sempre in mente. Se finivamo la stoffa o il filo, lei si metteva semplicemente a cucire gli stracci con gli aghi vuoti, in continuazione. E poi sorrideva con soddisfazione allo straccio sbrindellato. Comunque era bellissima anche quella frase di Eleanor, quando ha detto: "Povera Eleanor, non riuscì mai a volare via dall'orfanotrofio, perché fu uccisa da Gregory, ragazzi." Non è anche quella una frase da sottovalutare.
Bellissima, questo è l'orfanotrofio. Il dormitorio, intendevo dire. L'orfanotrofio. Tutto, proprio è tutto in questa stanza, concentrato. Cosa incredibile. Allora, il letto di Jennifer, quale sarà stato? Quale sarà stato il letto di Jennifer? La notte era silenziosa, buia e spaventosa, ma era anche un momento misterioso ed eccitante. Certe notti stavamo svegli di nascosto dall'insegnante e disegnavamo alla luce della lampada. Ci faceva sentire come degli adulti, una cosa che di giorno era impossibile. Bella anche questa frase. Ci faceva sentire come degli adulti una cosa che di giorno era impossibile. Ma che bella! Il più bel capitolo finora, secondo me, ragazzi, al di là dei video, dei colpi di scena che ci possono essere stati negli altri video, questo, secondo me, è l'episodio migliore. Ha un lessico, una capacità di entrare nell'animo belli incredibili. No, aspetta, dove cazzo sono però? What? No, aspetta però. Calma, calma, calma. Di qua dove si va, ad esempio? Ok, qua c'è un altro corridoio. Dovrebbe essere quello che conduce. Sì, ma così mi fate paura. Così mi fate paura. Andiamo avanti. Non posso neanche mettere. Ah, ok. Non posso equipaggiare. Infatti, questo capitolo è tutta trama. Prossima parte, dove finiremo per davvero.